Ben ritrovati in primo piano la devastazione in Campania provocata dall'ultima ondata di maltempo. Fortunatamente nel bilancio non si registrano vittime, ma i danni sono davvero notevoli da Monteforte Irpino a Torre Annunziata. Di questo ne parliamo oggi con Maria Teresa Imparato, che è la Presidente di Lega Ambiente Campania. Ben ritrovata intanto, Presidente, grazie come sempre. Grazie a voi, salve. Allora, partirei da Monteforte Irpino. Qui c'è stato, se vogliamo, un disastro annunciato per l'inesistente politica di prevenzione da parte degli amministratori locali, ma soprattutto, come ha ricordato anche Legambiente nei giorni scorsi, per colpa di una scellerata politica di cementificazione. Ecco, qual è la sua analisi intanto rispetto a questi fenomeni? Che oggi c'è un equilibrio da garantire e viviamo un periodo in cui si stanno concretizzando gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso degli eventi estremi, ondate di calore e piogge intense che chiaramente sono incompatibili con la mancanza di prevenzione, di manutenzione del territorio e ancora di più con la cementificazione. Manutenzione e prevenzione vuol dire non solo cura e messa in sicurezza dei cittadini, ma vuol dire anche sviluppo locale, vuol dire occupazione, vuol dire lavoro nelle aree interne. E purtroppo stiamo ancora di fronte ad una politica che non mette al primo posto, non vede come priorità appunto la manutenzione del territorio, come se i cambiamenti climatici fossero ancora troppo lontani dall'agenda politica sia locale che governativa, e queste immagini ci raccontano che è proprio così. Ecco, a proposito del ruolo delle istituzioni, la Regione chiaramente rispetto ad esempio a Monteforte Irpino dopo il disastro annuncia tutto il suo impegno sul territorio, sarebbe però necessaria una maggiore opera di prevenzione? Assolutamente, c'è bisogno di un piano di adattamento, anche un piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici che passa proprio appunto con delle opere necessarie e diciamo è tardi, è troppo tardi ed è il commento del giorno dopo e l'impegno del giorno dopo è molto banale ed è anche superficiale. Bisogna invece immaginare piani per intervenire da subito. E soprattutto c'è bisogno di piani e di leggi in tutela del territorio. Invece negli ultimi mesi abbiamo visto la Regione al lavoro per una legge sulla rigenerazione del territorio invece era una legge che permette ancora la cementificazione e quindi diciamo il commento del giorno dopo è davvero molto superficiale se invece la direzione è sempre quella sbagliata e controcorrente. Ecco, tra l'altro siamo in un territorio, la Campania è una terra fragile, possiamo dire, dove il dissesto idrogeologico è ormai un'emergenza che dura da diverso tempo. Perché a suo giudizio le frane, le alluvioni, soprattutto quelle che si registrarono ad esempio nel 98 a Sarno e 15, praticamente non hanno insegnato nulla? Sì, abbiamo una memoria molto, molto corta e dimentichiamo dopo pochi giorni di catastrofi del genere. Abbiamo monitorato in questi anni gli eventi estremi e sono più di 70 eventi estremi che riguardano soprattutto piogge torrenziali, ma a breve proveremo a raccontare anche dei danni delle ondate di calore che per noi diciamo sono un evento estremo abbastanza nuovo, ma che comunque incide sulla qualità della vita dei cittadini, soprattutto per chi vive nelle grandi città e dove non ci sono servizi, ecosistemi adeguati per una qualità appunto della vita dei cittadini. Ora siamo vicini anche a una campagna elettorale, tra un po' si presenteranno le liste e a breve ci sarà un nuovo governo. Stiamo chiedendo con forza a tutti i livelli, che sia in campagna elettorale sia diciamo l'agenda politica del nuovo governo abbia al centro i cambiamenti climatici e le politiche necessarie da mettere in campo per rispondere a questi eventi estremi e per garantire una vera e giusta transizione energetica che è poi alla base
questa risposta. Ad oggi ci sono ancora politiche molto molto poco coraggiose al riguardo, e invece diciamo dobbiamo provare a non dimenticare domani queste immagini, ma a ricordarle tutti i giorni e a spingere governi locali, governi nazionali ad andare in una direzione di concretezza. Ecco, spesso, Maria Teresa, i sindaci sono impreparati rispetto a questi eventi calamitosi, insomma, si sentono spesso abbandonati al proprio destino. Qual è il messaggio di Legambiente proprio ai sindaci dei territori della Campania? Che tipo di politiche dovrebbero adottare per prevenire proprio questi eventi? Molto spesso grandi modelli e esempi di politiche adeguate riusciamo a seguirle proprio dai territori accanto e attraverso gli enti locali, quelli di prossimità, quelli che conoscono bene il territorio, e appunto i sindaci che conoscono anche le criticità grazie ad un rapporto di prossimità con i cittadini. Ed è chiaro che accanto a loro dobbiamo in questo momento intercettare tutti i fondi europei, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino agli altri fondi dei programmi europei, che chiaramente mettono in campo delle risorse per garantire manutenzione, per garantire prevenzione. E ripeto, manutenzione del territorio, prevenzione del territorio, cura vuol dire occupazione. È proprio in quelle aree interne dove serve, le politiche di sviluppo servono e sono necessarie, proprio perché conosciamo le criticità della desertificazione sociale. E quindi noi dobbiamo spingere la regione per creare una cabina di regia per affiancare, e lo stiamo facendo anche insieme all'ANCI, per affiancare i sindaci che si troveranno a dover progettare per intercettare quelle risorse. Molto spesso non hanno delle figure all'interno dei comuni per poter progettare. Allora serve una cabina di regia regionale per affiancare gli enti locali e per evitare che questi treni in corsa, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano davvero un'altra opportunità persa per il Mezzogiorno e soprattutto per le aree interne del nostro paese, che sono un patrimonio fondamentale ed importante, ma oggi ancora troppo sottovalutato dalla classe politica. Ecco, Presidente, ha accennato al disegno di legge sull'urbanistica che è passato in Regione Campania, che Legambiente ha fortemente contestato. Perché una strada sbagliata? Perché diventerebbe un regalo al cosiddetto partito del mattone? Perché dietro, diciamo, una parola rigenerazione urbana si nasconde invece la possibilità di aumentare volumetrie, quindi per noi la rigenerazione è altra cosa e non vuol dire ancora investire sul cemento in una delle regioni in cui l'incremento di consumo di suolo è tra le più alte in Italia, quindi c'è bisogno, e dove ancora sono tantissimi gli ecomostri e i territori dove l'abusivismo ne fa da padrona, provare ad aprire ancora misure per incrementare il cemento e quindi il consumo di suolo sul nostro territorio è chiaramente una strada sbagliata che non risponde nemmeno all'esigenza invece di pianificare quella prevenzione, quella sicurezza e quella cura del territorio di cui abbiamo parlato finora. Ecco, in questi disastri dei giorni scorsi quanto c'entra il cambiamento climatico, una questione che per la verità sembra essere passata in secondo piano tra Covid e la guerra in Ucraina? Ecco, c'è la necessità di rilanciare questo tipo di battaglia? Assolutamente sì, e noi lo stiamo facendo anche parlando nelle nostre feste estive, dalle nostre feste ambiente. Stiamo sollecitando un dibattito politico per tenere al centro il tema dei cambiamenti climatici, ma anche accompagnare le comunità, i territori ad essere pronti al cambiamento, quindi culturalmente accettare anche una modifica del paesaggio, perché le immagini che stiamo vedendo stanno già modificando i paesaggi, perché i ghiacciai si sciolgono,
le piogge torrenziali distruggono alcuni paesaggi. Non saranno invece impianti fotovoltaici, impianti eolici, quelli che servono per garantire dei consumi energetici puliti e a, diciamo, a basso costo per i cittadini. Stiamo vivendo un periodo non solo diciamo, spaventoso dal punto di vista degli eventi estremi, ma anche duro per famiglie ed imprese, visto il caro bollette. Oggi noi possiamo sicuramente metterla di essere, diciamo, rimanere la canna del gas di dittatori, non abbandonarne alcuni come Putin e sceglierne altri perché andiamo in giro per il mondo a cercare appunto gas e petrolio da quelle che sono comunque non democrazie. Noi dobbiamo investire sul nostro territorio attraverso le rinnovabili, parchi agrivoltaici, quelli che consentono di non consumare suolo e quindi di fare agricoltura ma anche di produrre energia, parchi eolici, impianti di biometano sono necessari per produrre qui su questo territorio l'energia che ci serve è un'energia pulita. Molto spesso i cittadini sono spaventati, non vogliono le pale eoliche, non vogliono gli impianti di biometano perché negli anni precedenti questi impianti hanno lasciato poco e niente sul territorio. Bisogna iniziare una nuova stagione, bisogna chiedere alle aziende energetiche, alla regione, agli enti di provare a lasciare invece opere compensative utili ad impattare anche i costi in bolletta. Lo stiamo facendo chiedendo ad esempio di realizzare comunità energetiche che servono per diminuire, non solo per produrre energia e condividerla sui territori, ma chiaramente con un impatto importante economico in bolletta. Bisogna accompagnare la transizione energetica con una transizione culturale, quindi essere pronti al cambiamento, perché ripeto, non sarà una pale eolica a cambiare il paesaggio, ma saranno gli ulivi abbattuti a causa della xylella, oppure i ghiacciai che si sciolgono. Quelli sono i veri cambiamenti e noi non vogliamo vedere più quei cambiamenti, ma vogliamo vedere pale eoliche sui crinali delle montagne e a mare, proprio per vincere la sfida climatica e per parlare appunto di energie di pace. Queste sono le vere energie rinnovabili e di pace. Perfetto, allora per chiudere, imparato questa nostra intervista, chiudendo proprio sulle rinnovabili, la transizione energetica, ecologica, insomma è stata una mezza delusione. Tra l'altro nei giorni scorsi le aziende dell'eolico hanno denunciato di essere in qualche modo penalizzate dal governo. Ecco, che cosa deve cambiare in questa fase secondo lei? Cambiare assolutamente l'approccio. Noi abbiamo sentito delle parole scandalose dal ministro della transizione ecologica dire che la transizione ecologica è un bagno di sangue per cittadini e imprese, quindi già una narrazione sbagliatissima. Noi sappiamo benissimo invece che si può mettere in campo la giusta transizione, quella che insieme tiene la lotta ai cambiamenti climatici e la lotta alle disuguaglianze. Lo sanno le aziende dell'eolico, lo sanno le aziende dell'energia rinnovabili, che sono pronte ad investire, ma chiedono iter burocratici più veloci, chiedono necessità di avere tempi certi e soprattutto di metterla con un paese in cui un pannello fotovoltaico viene bloccato per mesi interi e per anni dalle sovrintendenze. Ricordiamo che il primo parco eolico sotto costa a Taranto è stato in Italia, quindi è stato bloccato per più di 10 anni dalla sovrintendenza. Con questi tempi chiaramente non vinceremo nessuna sfida e le immagini di Monteforte Alpino probabilmente si moltiplicheranno. Non possiamo aspettare 14-10 anni per un parco eolico offshore di 10 pale nel disastro del paesaggio dell'Ilva e delle raffinerie dell'Eni lì a Taranto. Speriamo che si possa davvero voltare pagina. Grazie Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania, per questo intervento e buona giornata. Grazie a voi. Perfetto, abbiamo concluso. Io ringrazio Energia per noi Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento con 8 Channel. Arrivederci.